Esordio casalingo per il Manfredonia che batte nella prima di campionato un Città di Mola attrezzatissimo per quanto raccontato dagli addetti ai lavori alla vittoria finale di questo campionato. I Sipontini, protagonisti per tutta la gara, hanno demolito nel gioco e nel risultato la squadra barese. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto minuto è subito il Manfredonia in avanti con Coronese, ma il suo tiro termina fuori. 12° minuto, ospiti in avanti con Granatiero, ma ottima è la risposta dell'estremo difensore Leuci in due tempi. Al 13° risponde Ciccerelli con un tiro, ma Ancona si oppone. Al 18° arriva il vantaggio bianco-celeste. Rubino accoglie un ottimo assist di Trotta e beffa il portiere Ancona, depositando la palla in rete per l'1-0 bianco-celeste. Neanche il tempo per esultare, al 23° arriva il pareggio degli ospiti. Mani involontario di D'Angelo in aria, ma per il regolamento è il calcio di rigore ed è Rana che si incarica del tiro ed è suo il gol dell'1-1. Al 35° minuto arriva il vantaggio del Manfredonia. Diagne perde palla poco fuori l'area, ospite Trotta raccoglie e sfugge sulla sinistra e regala a Nino Morra un facile tap-in per il 2-1. Al 37° è Morra a restituire palla a Trotta per la palla del 3-1, ma il capitano biancoceleste sciupa tutto incredibilmente con il tiro alto. Ad inizio ripresa il Manfredonia va subito in avanti. Al primo minuto è lo stesso Prota che mette in difficoltà la difesa biancorossa, ma i difensori ospiti sventano il pericolo. 6° minuto è il momento del triplo vantaggio biancoceleste. Gran tiro da fuori area di D'Angelo, che colpa anche di una incertezza del portiere ospite, e Ancona deposita la palla in rete per il 3-1 del Manfredonia. Al 10° il portiere Ancona in aria, a terra il capitano biancoceleste Trotta. L'arbitro, il signor dipinto di Foggia, non ha dubbi e decreta il calcio di rigore. Sul dischetto lo stesso capitano che trasforma per il 4-1. 15° Manfredoni in avanti, Burdo cerca per due volte la via del gol, ma il portiere ospite si oppone. Nella ripresa girandola di sostituzioni, entrambe le squadre danno vita a tante sostituzioni, entra anche nel finale per il Manfredonia l'ex presidente De Nittis al posto del capitano Trotta, applaudito dai pochi presenti sugli spalti a causa della chiusura del Miramare, e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro, il signor dipinto di Foggia, decreta la fine della gara. 4-1 per il Manfredonia, gran bella prima vittoria che porta subito i Sipontini in testa a questo campionato di eccellenza. E domenica prossima saranno di scena a San Severo. Ma ascoltiamo le voci dei protagonisti. Mister Danilo Ruffini, allora 4-1 contro un buon Mola, è stata premiata forse la maggior concretezza del Manfredonia, ma intanto abbiamo visto già una squadra rodata, tutti sanno quello che devono fare, davvero un'organizzazione che alla prima giornata non ci aspettavamo. Ma sinceramente era una partita che abbiamo preparato bene, perché di fronte avevamo una signora squadra, una squadra che io ho detto anche nelle pre-gara annovero tra le prime tre più forti del campionato almeno. Ha dei calciatori che ho già affrontato in passato, che hanno fatto sempre campionati diversi, campionati a vincere, hanno giocato in categorie superiori. Sapevamo che avevano un tasso tecnico superiore, però sapevamo anche che se mettevamo la partita sul piano del ritmo e se fossimo stati bravi nel recuperare la palla il prima possibile per poter attuare le nostre giocate, potevamo dire la nostra in questa partita. Primi 10-15 minuti onestamente loro hanno preso subito la partita e hanno conquistato il centrocampo. Noi abbiamo giocato più di rimesse, siamo stati anche dei cinici nel concretizzare su 4 palle gol, ne abbiamo fatte 2 e potevamo farne forse un'altra. Però poi dopo alla lunga la squadra è uscita. È stato un atteggiamento voluto questo 3-5-2 un po' basso, un po' ad aspettare loro per far partire Pasquale, perché poi in effetti il primo tempo le due reti le ha praticamente preparate Pasquale Trotta, sia nel primo caso che nel secondo caso. È voluto questo atteggiamento?
In pratica noi, basandomi su quello che avevano fatto prima di questa partita, loro hanno sempre giocato con un 3-4-1-2, fatto di un gioco tra le linee ed un gioco di possesso, quindi inizialmente volevamo capire, visto che sono le prime partite e quindi non avendo riferimenti, su una sola partita ho potuto contare, quindi magari poteva essere l'atteggiamento di una singola partita e non di tutto il campionato che potrà tenere. Poi con i calciatori di qualità che ha poteva fare più moduli, quindi all'inizio abbiamo cercato di chiudere le linee di passaggio per poter poi ripartire col piede negli spazi per attaccare la profondità con i nostri attaccanti. Poi quando abbiamo capito invece che la partita era come l'avevamo preparata, abbiamo iniziato a prenderli alti, a tenere la pressione alta, che deve essere il nostro modo di giocare sempre. Però le prime 3-4 partite, soprattutto con squadre che non conosciamo perché sono nuove, sono tutte quante rinnovate, dobbiamo un attimino studiare per poi colpire. Quando avremo 3-4 partite di riferimento potremo già partire per come vogliamo. Si è visto tutto il lavoro che è stato fatto, mister, in poco più di un mese, però i ragazzi sanno tutti quello che devono fare, sanno stare sul campo e questo insomma è merito suo. A che punto è questa squadra? E a noi è sembrato che ci sono margini amplissimi ancora di crescita. Ma è una squadra che già dai primi giorni ha assimilato i concetti, anche perché ho detto molti di questi calciatori li ho avuti già con me e quindi conoscono i miei concetti di gioco. I calciatori che sono stati confermati sono idonei a quello che è il mio modo di fare. Ho cambiato un po' la posizione di Trotta, ho cambiato però perché ha le caratteristiche, perché conosco Pasquale e so che può farlo e secondo me si può esprimere ancora meglio giocando davanti, perché può sfruttare la sua velocità. È un giocatore troppo intelligente, un giocatore di categoria superiore che ci mette l'anime e dà qualità per fare di più. Sicuramente tutta la squadra può fare ancora di più, però ha una sua identità di gioco, una sua fisionomia e sicuramente è una squadra che è preparata a giocare anche con altri moduli, quindi a seconda della partita ci muoveremo di conseguenza, però per adesso sono contento di quello che sta facendo la squadra.